Un incontro partecipato, ma in particolare dagli addetti ai lavori. L'amministrazione comunale ha scelto il Marine Center per aggiornare la città sul piano strategico Orizzonte Fano 2030, con progetti attuati e prospettive future. Tre gli scenari di riferimento relativi alla vivibilità, all'innovazione e alla valorizzazione delle risorse locali. Fano, sottolineato il sindaco Seri, è l'unica città non capoluogo che si è dotata di un piano strategico realizzato nel 2018 e approvato l'anno successivo. Questo è un momento importante, oltre 71 progetti che possono essere richiamati a questo piano strategico. Fra l'altro un piano importante che ha visto una grande partecipazione alla sua elaborazione. Fra l'altro è stato anche un elemento ripreso da quasi tutti i programmi anche elettorali del 2019, a dimostrazione del bel lavoro e di coinvolgimento. Tornando ad oggi, l'elemento fondamentale è proprio questo: un riaggiornamento, una verifica, ma anche ritracciare una rotta guardando avanti, perché bisogna sempre guardare avanti, come riaggiornarlo tenendo conto di quelli che sono i cambiamenti della società. Basta dire che in questi anni ci sono stati dei fenomeni straordinari, dalla pandemia, c'è un calo demografico che riguarda il paese ma che riguarda anche la nostra città, ci sono cambiamenti di carattere economici che coinvolgono la nostra regione, tutti i fenomeni, tutti gli elementi che inevitabilmente cambiano anche le situazioni in cui il contesto in cui viviamo. Lo scopo è proprio questo, di riaggiornarlo, ridefinire una rotta, applicare quello che non abbiamo fatto, ma soprattutto inserirsi su quelle che sono le nuove opportunità, anche sulle nuove programmazioni dell'Unione Europea, dove ci sono le opportunità, le risorse e le occasioni da riscontrare. A scendere nei dettagli è poi stato il vice sindaco. Alcuni scenari stanno cambiando anche velocemente, ha dichiarato Cristian Fanesi, e ci sono diverse questioni da sviluppare. La prima, ha detto, riguarda il modo in cui è cambiata la vita dei cittadini alla luce della pandemia di Covid-19, dalle presenze negli spazi pubblici alla qualità dell'abitare. L'altro tema è quello della transizione ecologica e digitale. Ad esempio, pensate, per la città di Fano, che effetti potrebbe avere la transizione ecologica? Praticamente ha come perno tre settori principali: il settore dell'ingegneria oil and gas, il settore della metallurgia con la lavorazione dell'alluminio, che sono per definizione energivore, e il settore della cantieristica navale. E quindi bisogna studiare e dare delle prospettive alla città in maniera che si tenga conto anche del miglioramento ambientale, del risparmio energetico, della produzione di energia in modi alternativi. E inoltre siamo alla fase, diciamo, quasi finale per la presentazione del nuovo piano regolatore della città, e noi stiamo pensando a un piano regolatore delle relazioni, cioè posti dove le persone si possono incontrare, stare insieme, condividere spazi come associazioni, eccetera, in maniera tale che questo possa essere uno strumento per creare una città pubblica che insieme a quella privata costituisca appunto lo sviluppo edilizio della nostra città.